Buonasera e benvenuti all'incontro Le difese immunitarie dal cancro al Covid-19, organizzato da Primo Piano Correggio per il ciclo di conferenze Distanti ma insieme. Primo Piano è un circolo culturale che deve la sua notorietà all'omonimo mensile distribuito sulla piazza di Correggio, siamo in provincia di Reggio Emilia, dal 1979. Protagonista dell'informazione locale, il circolo è divenuto nel tempo anche promotore di importanti iniziative, incontri di rilevanza nazionale, come appunto quello di stasera. La realizzazione della serata è stata possibile grazie al sostegno di Gruppo Yama, THD Face Mask, firma detergenti e disinfettanti. La conferenza verrà trasmessa integralmente in differita da Telereggio giovedì 4 giugno alle ore 21. Sono dunque onorata questa sera di presentare il nostro ospite, il professor Alberto Mantovani, a cui do il benvenuto. Saluto anche il dottor Fausto Nicolini, direttore generale dell'AUSL Reggio Emilia, che interverrà nel corso del dibattito, e Guido Silvestri, fumettista, creatore di Lupo Alberto, che ci omaggerà di una sua personale interpretazione artistica. Alberto Mantovani, oncologo per educazione e immunologo per vocazione, è professore emerito di patologia generale all'Humanitas University di Milano e direttore scientifico dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas. Già a capo del Dipartimento di Immunologia e Biologia Cellulare dell'Istituto Mario Negri di Milano, è il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale, soprattutto per i suoi contributi al progresso delle conoscenze nel settore dell'immunologia. A lui si deve in particolare il riconoscimento dell'infiammazione come meccanismo che può contribuire all'insorgere del tumore e al suo sviluppo, scoperta che ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma per la società scientifica. E questa è, diciamo, la presentazione ufficiale, sicuramente non esaustiva dell'uomo e del medico. Per cui, se mi concedete un minuto, mi permetto di arricchire la tela con qualche altro tocco di colore, una sorta di elogio dell'imperfezione, per citare uno dei libri che egli ha amato molto. Userò delle parole chiave, prese non a caso, naturalmente. Responsabilità sociale dello scienziato, condivisione delle conoscenze, rischio consapevole di andare controcorrente, dimensione internazionale della scienza, comunicazione rigorosa del progresso scientifico, dedizione totale alla medicina interpretata attraverso una dimensione etica personale che è arrivata fino all'autosperimentazione, collaborazione totale col proprio staff, anche molto giovane, rispetto reverenziale nei confronti dei dati. E ancora, i pilastri della vita, la famiglia numerosa, l'immunologia e la medicina, dove la passione coincide con la professione. Poi a pari merito la montagna, il mare greco, il calcio e la pittura. E tutto questo torna nel lavoro come nella sua vita quotidiana. Ispirato da uno spirito critico alla Tucidide, eletto per essere riuscito a fare il mestiere della propria passione, prosecutore del sogno dei padri della medicina, sconfiggere il cancro utilizzando le difese immunitarie. Per dirla con Nelson Mandela, sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Buonasera, professor Mantovani. Buonasera. Buonasera, grazie per questa presentazione e grazie per il privilegio di essere qui con voi questa sera. È davvero per me un grande piacere e è stato menzionato Tucidide e in effetti io partirò con Tucidide. Tucidide, quindi la Grecia, il mare greco, Tucidide perché è il primo che descrive la memoria immunologica. C'è la peste di Atene, un tema quanto mai attuale, Covid-19 ovviamente, e Tucidide si accorge che chi si è malato di peste e è sopravvissuto, o non si ammala di nuovo, anche esposto alla peste, oppure si ammala in una forma attenuata. Il sistema immunitario, dunque, è la nostra interazione con il mondo microbico. Il sistema immunitario ha un problema ed è quello di interagire con un mondo microbico estremamente
variegato e complesso. In un certo senso siamo fatti di microbi, nel senso che il corpo umano consiste per il 90% dal punto di vista, oltre il 90%, dal punto di vista dell'informazione genetica, informazione genetica che viene dai microbi che ci accompagnano. Ecco, questo equilibrio fra noi e il mondo microbico dipende dal fatto di avere un sistema immunitario efficiente. Questo mondo microbico, che in gergo chiamiamo microbioma, è localizzato a livello del tratto gastrointestinale, ma non solo, è localizzato a livello dell'albero respiratorio, della cute, e la mia collega Maria Rescigno pensa che ci siano anche microbi all'interno dei nostri stessi organi. Il sistema immunitario consente un equilibrio armato con questo mondo microbico potenzialmente offensivo nei nostri confronti. Tutti noi respiriamo, per esempio, delle spore di un fungo che si chiama Aspergillus fumigatus, l'equilibrio, questo fungo non è un problema per la stragrande maggioranza di noi. Per i pazienti con cancro che vanno incontro a trapianto di midollo, un'infezione da Aspergillo costituisce una sfida davvero drammatica. Cito Aspergillus perché abbiamo lavorato sulle difese contro Aspergillus. Il sistema immunitario, dunque. A me piace pensare al sistema immunitario come a un'orchestra straordinaria. Questo è un quadro di Caravaggio, di Michelangelo Merisi, un'orchestra straordinaria, e io sono sempre stupito del fatto che noi non conosciamo tutti gli orchestrali. Non conosciamo tutti gli orchestrali, non conosciamo tutti gli strumenti che vengono suonati dagli orchestrali. Un'orchestra perché dal buon funzionamento del sistema immunitario dipende la nostra armonia con il nostro mondo interiore e la nostra armonia con un mondo esterno potenzialmente causa di danno. E se ce n'era bisogno, Covid-19 ce lo ricorda tutti i giorni. Un'altra metafora che io utilizzo per spiegare cos'è il sistema immunitario è quella dell'esercito. Questo è un quadro di Paolo Uccello, perché il sistema immunitario è in guerra continua, cioè l'equilibrio con il mondo microbico dipende da uno stato di guerra continuo in cui tutti i giorni si stima che qualche centinaio di milioni dei nostri fantaccini, delle nostre truppe di prima linea, muoiono per mantenere l'equilibrio con il mondo microbico. Quindi è un equilibrio che viene pagato, in un certo senso, dal sistema immunitario. Questo lo diciamo perché lo abbiamo imparato dai pazienti. Io oggi ero in una conferenza con la persona che guida nell'Unione Internazionale delle Società Immunologiche chi si occupa di immunodeficienze congenite, è una persona che sta in Australia, appunto ci impariamo dai pazienti, in questo caso dai pazienti che hanno difetti di funzionamento del sistema immunitario. Questa orchestra o questo esercito, che ancora conosciamo in modo molto, molto imperfetto, è straordinariamente grande e complicato. Nel nostro organismo ci sono due massimi sistemi, se vogliamo utilizzare un'espressione che è stata utilizzata da Galileo Galilei: il sistema nervoso centrale e il sistema immunitario. Sono confrontabili per peso e quindi per investimento che il nostro organismo fa nel tenerli in funzione. Sono confrontabili per numero di cellule, in realtà ci sono molte più cellule del sistema immunitario di quante non siano le cellule del sistema nervoso. Queste cellule comunicano toccandosi, anche se i baci che si fanno le cellule, noi li chiamiamo sinapsi, e sono talmente tante e transitorie quelle del sistema immunitario che non riusciamo a contarle.
E poi le parole chiave. Le parole chiave sono simili, hanno il problema di riconoscere se stessi dal mondo esterno, hanno il problema di comunicare e poi condividono la memoria. E la memoria del sistema nervoso centrale, così come la memoria del sistema immunitario, tende a perdersi con l'età. E lo vediamo nei pazienti. Covid-19 colpisce di più le persone anziane. La scoperta del sistema immunitario, come in una visione, in un'ottica moderna, è stata fatta da dei grandi padri della medicina. Questo è uno di questi, è Paul Ehrlich, all'inizio del Novecento. Io quando mostro questa immagine ai miei studenti sono sempre stupito, così come sono stupito questa sera, di vedere come Paul Ehrlich avesse in qualche modo intuito la struttura di un anticorpo. Ebbene, Paul Ehrlich e i padri fondatori della medicina moderna vedono in presa diretta l'immunologia dare un contributo fondamentale al cambiamento della vita sul pianeta. Ne parlavamo prima con Nicolini, i vaccini, vedono i vaccini in presa diretta far scomparire il vaiolo, gli anticorpi, vedono i bambini con croup difterico, una morte orrenda, la mia mamma che è nata ed è cresciuta non lontano da Correggio, in un piccolo paese della provincia di Parma, ha visto i bimbi morire di croup difterico. Ecco, gli anticorpi, all'inizio del Novecento, gli anticorpi cominciano a curare i bambini afflitti di croup difterico. È una rivoluzione che fa sì che l'aspettativa di vita media di un neonato alla nascita sia passata in circa 100 anni da 40 anni a, nel nostro paese, 80-83 anni, a seconda se si è maschi o femmine. Ebbene, questi grandi padri che vedono l'immunologia cambiare il mondo, assieme all'acqua potabile ovviamente e a tante altre cose, ma un contributo determinante viene dato dai vaccini, ecco, questi grandi padri sognano di usare le armi dell'immunologia contro il cancro. È un sogno quindi che attraversa la storia della medicina ed è un sogno fatto di molti fallimenti e molte frustrazioni. E credo che fra qualche minuto, ho già superato i miei 7-8 minuti, riprenderemo come stiamo vivendo l'avverarsi di un sogno. Professore, da pochi giorni lei è tornato in libreria con un libro, Il fuoco interiore, che mostro, che iniziò a scrivere un anno e mezzo fa, quando non immaginava che saremmo andati incontro ad una pandemia, non così in breve tempo almeno. Tuttavia il Covid-19 lo ritroviamo in molte di queste pagine. Per quello che oggi sappiamo e non sappiamo ancora del virus SARS-CoV-2, fattori importanti sono l'invecchiamento, legato all'infiammazione, al cosiddetto inflammaging, lo stile di vita, in primis il fumo, l'obesità, l'ambiente, probabilmente anche una componente genetica, oltre ovviamente al carico virale, come accade per tutte le malattie virali. Fattori già noti, i primi che ho citato, perché li citiamo quando parliamo di tumori, e non è un caso. Esiste infatti un denominatore comune a entrambe le patologie, Covid e cancro, una componente infiammatoria, il fuoco interiore, appunto, fuori controllo. L'infiammazione è uno dei modi con cui il sistema immunitario contrasta le situazioni di pericolo, ma quando va fuori controllo può scatenare alcune delle malattie più diffuse del millennio, come il cancro, appunto. Vuole spiegarci questa relazione? Sì, il rapporto fra infiammazione e cancro è in realtà la manifestazione del rapporto fra sistema immunitario e cancro. Questo è un quadro di un pittore che io amo molto, che si chiama Okzai, e per molto tempo noi che ci siamo occupati, io mi sono occupato tutta la mia vita scientifica di immunologia dei tumori, ci siamo sentiti un po' come questa barca che nuota in mezzo alle onde. Insomma, a un certo punto si credeva poco che il sistema immunitario avesse qualcosa a che fare con il cancro e fosse utilizzabile clinicamente nella lotta contro il cancro. All'inizio del nuovo millennio c'è stato un grande cambiamento di paradigma, nel senso che
due colleghi hanno cristallizzato 100 anni di ricerca sul cancro e hanno cristallizzato la ricerca sul cancro in sei caratteristiche legate alla cellula tumorale. Cioè all'inizio del nuovo millennio la visione prevalente era che il cancro fosse la cellula tumorale. Io, ma non solo io, pensavo diversamente. Pensavo che la nicchia ecologica in cui si sviluppa un tumore e della nicchia oncologica fanno parte le difese immunitarie fosse altrettanto importante quanto la cellula tumorale. Ecco, nella scienza succede che se i dati sono coerenti, sono d'accordo con un'ipotesi, beh, l'ipotesi viene accettata e dopo 10 anni tutti sono d'accordo che il microambiente, cioè la nicchia ecologica, l'infiammazione che promuove cancro è essenziale per la crescita neoplastica. Io non sono un buon disegnatore, ma questo è un po' uno schemino di quello che pensiamo succeda. Qui abbiamo in questo caso l'epitelio, abbiamo per esempio il fumo. Io voglio ricordare a chi ci ascolta che se non si fumasse il cancro del polmone sarebbe un tumore raro. Ci sono mutazioni che fanno diventare impazzire una cellula e diventa una cellula tumorale, ma le nostre difese immunitarie, mentre noi stiamo parlando, fanno il loro mestiere, cioè eliminano le cellule trasformate in senso neoplastico. Succede però che poi cambino, le cellule tumorali si evolvono e imparano, fra virgolette imparano, vengono selezionate per sfuggire alle difese immunitarie. E sostanzialmente succede che alcuni poliziotti, le cellule infiammatorie presenti, attirate nel tessuto tumorale, vengono corrotte, si comportano come poliziotti corrotti, che aiutano la crescita tumorale e somministrano sonnifero alle cellule che dirigono l'orchestra immunitaria, a queste cellule che vengono chiamate linfociti T. E in questo modo aiutano il cancro a crescere e a disseminare. Ecco, la analisi da parte degli immunologi di base dei meccanismi fondamentali di funzionamento del sistema immunitario ha portato all'identificazione di alcuni dei freni che tengono a freno, che corrompono il sistema immunitario. Questi freni li chiamiamo checkpoint togliere i checkpoint ha cambiato la storia naturale di alcuni tumori. Siamo così entrati in un mondo nuovo, che è il mondo dell'immunoterapia. Insomma, il nostro sistema immunitario è un po' come questa straordinaria automobile che viene costruita non lontano in Emilia. È un'automobile che ha bisogno di acceleratori, e il nostro sistema immunitario deve accelerare, per esempio per fronteggiare il Covid-19, ma ha bisogno anche di freni, perché se va fuori controllo causa guai, come succede in Covid-19. Ecco, togliere i freni, per esempio c'è un freno che si chiama CTLA-4, che è stato scoperto da un collega amico francese che si chiama Pierre Goldstein, togliere i freni ha cambiato la storia naturale di alcuni tumori. Questo è il cancro della pelle che si chiama melanoma. Con le terapie tradizionali nessuno guariva di melanoma. Togliendo un freno, circa il 20% dei pazienti con melanoma avanzato, sto parlando di melanoma avanzato, quando è precoce il chirurgo risolve il problema. Circa il 20% dei pazienti con melanoma avanzato guarisce. Togliendo due freni, la stima è attuale che si possa guarire circa il 40%. È un bicchiere metà vuoto ancora, non arriviamo al 50%, ma comunque un progresso straordinario rispetto allo zero che facevamo solo con le terapie tradizionali o anche con le terapie più mirate. E questo è legato al fatto che dal punto di vista immunologico l'instabilità genetica
costituisce un tampone, un tallone di Achille. Che cosa vuol dire? Noi non curiamo il cancro avanzato, quello che è sfuggito al chirurgo, al radioterapista, perché è un bersaglio mobile. È un bersaglio mobile che cambia dal punto di perché muta geneticamente. Ma dal punto di vista immunologico, le mutazioni fanno comparire strutture che possono essere riconosciute dal sistema immunitario. Siamo entrati quindi abbiamo visto un grande cambiamento di paradigma. Un cancro non è solo la cellula tumorale, è anche la nicchia ecologica, sono anche poliziotti corrotti che tirano i freni al sistema immunitario. Un cambiamento di paradigma a cui è succeduta una strategia terapeutica basata sull'attivazione del sistema immunitario che ha dato risultati importanti in molti tumori. Siamo entrati, insomma, in un continente nuovo che ci ha fatto vedere panorami straordinari. In un certo senso io ho il privilegio di vivere l'avverarsi di un sogno, cioè anche il sogno di tutta la mia vita scientifica, cioè il sogno di usare le armi dell'immunità contro il cancro. È un sogno che però è solo all'inizio della sua storia. Proprio questa sua scoperta dei macrofagi come poliziotti corrotti, che invece di arrestare il tumore lo aiutano a proliferare, è avvenuta studiando le pazienti affette da tumore all'ovaio. Era la metà degli anni 70 e andò talmente controcorrente che inizialmente nei convegni i colleghi non le diedero troppo credito. Poi però il riconoscimento dell'infiammazione come meccanismo che può contribuire all'insorgere del tumore e al suo sviluppo rappresentò un vero e proprio cambio di visione, perché fu allora che nacquero gli approcci della terapia immunologica. A che punto siamo? Siamo all'inizio di una nuova storia. Io mi preoccupo sempre di più del bicchiere metà vuoto, cioè di quel 60% di pazienti, per esempio, con melanoma che non traggono beneficio dalle terapie immunologiche. Abbiamo cominciato a togliere i freni al sistema immunitario. Pensi che le cellule T, i direttori dell'orchestra immunologica, un mio amico che lavora a Boston, stima che abbiano circa 35 freni. Per ora ne sappiamo togliere due. Le cellule di cui io mi sono sempre occupato, cioè i poliziotti corrotti, noi stimiamo che ne abbiano una quindicina di freni. E per darle un'idea, l'anno scorso per la prima volta c'è stata l'evidenza clinica che se togliamo un freno ai poliziotti corrotti, questi si rimettono a fare il loro mestiere, cioè mangiano e uccidono le cellule tumorali. Questo succede nei linfomi. Spesso noi impariamo da quello che riusciamo a raggiungere nelle leucemie e nei linfomi. Ancora abbiamo e stiamo imparando a usare le cellule del sistema immunitario come strumenti terapeutici. Anche questo in certo senso è l'avverarsi di un sogno, cioè alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, quando io ho cominciato ad andare in un laboratorio all'Istituto Mario Negri, mi ricordo che poi sono andato in Inghilterra e in particolare in Inghilterra vedevo le cellule del sistema immunitario in una provetta uccidere una cellula tumorale. Ecco, dagli anni 70 a pochissimo tempo fa, abbiamo sognato di prendere queste cellule, questi soldati, risvegliarli e infonderli nei pazienti. Ecco, questo sta succedendo con una terapia che viene chiamata delle cellule CAR-T, ma ce ne sono altre sviluppate in Italia. Io coordino un progetto dell'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, in cui una parte dei gruppi stanno proprio facendo questo, cioè sviluppando terapie innovative basate sulla rieducazione delle cellule del sistema immunitario che vengono tolte dal paziente e reinfuse. E questa costituisce un'altra grande frontiera. Insomma, siamo entrati in un continente nuovo, ricco di straordinarie promesse
per chi fa ricerca, ma soprattutto per i pazienti. Certo. Apro un altro capitolo che però è sempre inerente. La pandemia da Covid-19 ha prepotentemente rilanciato anche un altro tema controverso, che è quello dei vaccini. Quando parliamo di oncologia, i due vaccini ad oggi disponibili, parliamo di tumore del fegato e tumore della cervice uterina, sono preventivi, non terapeutici. Le chiedo, i continui progressi della ricerca in campo immunologico potrebbero aprire anche nuove prospettive di utilizzo? I vaccini hanno cambiato la vita sul pianeta. È facile dimenticarsene perché sono stati talmente capaci di cambiare, di migliorare la vita sul pianeta che non ce ne accorgiamo fino a quando non arriva un'epidemia dove non abbiamo un vaccino. Allora ci ricordiamo cos'era un mondo senza vaccini. Questa è una stima, quella che vedete è una stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel decennio che stiamo vivendo, la stima è che i vaccini abbiano salvato 2,5 milioni di vite all'anno, il che vuol dire, se non ho sbagliato i conti, circa 300 vite salvate all'ora, se noi stiamo insieme più o meno un'oretta, 300 vite salvate. A me piace anche però, non piace, dispiace ricordare che in realtà tutti gli anni muoiono sul pianeta 1,5 milioni di bambini perché non hanno accesso ai vaccini più elementari. I vaccini ci ricordano una caratteristica fondamentale del sistema immunitario che è legata al fatto a quella che viene chiamata immunità di gregge. A me non piace il termine immunità di gregge perché non mi piace sentirmi una pecora, ma insomma mi piace di più parlare di immunità della comunità, di una comunità solidale che protegge i più deboli. Vuol dire che se noi abbiamo la grande maggioranza di una popolazione vaccinata, quelli che non possono essere vaccinati sono protetti dai vaccinati. Dai vaccinati o comunque dagli immuni. Chi sono questi? E qui torniamo al cancro. Mentre noi stiamo parlando ci sono 1,500 bambini con cancro, leucemie per esempio, che non possono essere vaccinati per esempio contro il morbillo perché hanno un sistema immunitario compromesso dalla malattia e dalla terapia. Ecco, la protezione di questi da questa parte più fragile della popolazione dipende da questo tipo di immunità, immunità della comunità o del gregge. Quindi dal punto di vista immunologico siamo degli individui irripetibili da una parte, ma siamo anche una comunità che io penso ha dei doveri di solidarietà. Ecco, questo è, io ho 8 nipoti, e ha detto che è una famiglia numerosa, e questo è Mattia che si è vaccinato, e ecco, quando Mattia e gli altri miei nipoti si vaccinano, allacciano la cintura a se stessi, come fanno quando noi andiamo, li mettiamo in automobile, no? Gli allacciamo la cintura di sicurezza, ma allacciano anche la cintura di sicurezza ai bambini, per esempio ai bambini con leucemia e linfomi. E questa è Bebe Vio che ci ricorda di vaccinarsi. Lei, i problemi che ha Bebe Vio sono legati al meningococco di tipo B e mi piace ricordare che nessuno riusciva a fare un vaccino contro meningococco di tipo B, è riuscito a farlo un collega e un amico italiano, è frutto della ricerca italiana il vaccino contro meningococco di tipo B. Tornando al cancro, abbiamo un vaccino contro il cancro della cervice. Il cancro della cervice uccide tutti gli anni 1,000 donne nel nostro paese, più o meno, fa circa 250.000 morti all'anno e muoiono di cancro della cervice le donne nelle fasce più povere dei paesi ricchi come il nostro e le donne dei paesi poveri. Abbiamo un vaccino che funziona, assolutamente sicuro, qui il problema è uno solo, è quello della condivisione. E su questo voglio di nuovo ricordare quei bambini. Questo è un mio amico, è un medico, qui siamo in Niger,
e voglio ricordare che tutti gli anni continuano a morire, così come muoiono quelle 250.000 donne, muoiono 1,5 milioni di bambini perché non hanno accesso ai vaccini più elementari. E un bambino su 5 che nasce sul pianeta, un cucciolo di uomo che nasce sul pianeta, non ha accesso ai vaccini più elementari. E questo, a mio giudizio, è un vero scandalo. L'ultima nota su vaccini e cancro, di nuovo un sogno: noi usiamo solo vaccini preventivi, non curiamo cancro con vaccino in questo momento. Ebbene, una delle sfide di ricerca che abbiamo davanti è quella di imparare a usare i vaccini come strumenti terapeutici quando c'è già un tumore. Questa è una sfida di ricerca e per affrontare questa sfida dobbiamo conoscere meglio questo sistema così complicato che è il sistema immunitario. E proprio come dimostra l'esperienza dei vaccini, con le sue controversie, leggende e pregiudizi, soprattutto in un momento di emergenza come questo creato da un virus molto contagioso quanto ancora poco conosciuto, è indispensabile trasmettere messaggi corretti e non innescare false aspettative. Anche da qui nasce il rapporto Covid-19 a cura di Cecconi, Forni, Mantovani per l'Accademia Nazionale dei Lincei, dove si fa il punto serio di ciò che ad oggi sappiamo e non sappiamo ancora sul Covid-19 e dove si auspica un equilibrio tra emergenza e rigore metodologico. Di cosa si tratta esattamente? È uno sforzo che la Commissione Salute dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha fatto conscia della propria responsabilità sociale. Responsabilità sociale vuol dire condividere nel modo più corretto, e io aggiungo più umile possibile, quello che sappiamo, e quindi porre a disposizione di tutti, della comunità, tutto il nostro sapere. Siamo anche consci che il nostro sapere cambia rapidamente, per cui ne abbiamo fatto una versione a marzo e adesso c'è la nuova versione di maggio e ce ne sarà un'altra a giugno, in cui aggiorniamo il rapporto. Ecco, noi speriamo che il rapporto che abbiamo fatto sia un vaccino, e sia un vaccino contro le bugie, che le bugie adesso si chiamano fake news, siano un vaccino contro le fake news, e ne circolano tante, dette anche da persone che hanno grande responsabilità. Ne abbiamo sentita una oggi, per esempio. Oggi a cosa si riferisce? Ma ho sentito che il Presidente degli Stati Uniti ha detto che lui prende tutti i giorni una pillola di clorochina per contrastare, per difendersi da Covid-19. E questa è stata una cosa che è circolata e ha fatto i morti. Ha fatto i morti perché clorochina e idrossiclorochina utilizzati al di fuori di un contesto strettamente controllato, non sappiamo se funziona, prima di tutto, quindi dobbiamo confessare che non sappiamo se funziona, ma utilizzata, sono farmaci che hanno una grande tossicità, per esempio sul cuore, e sia negli Stati Uniti che in Francia hanno fatto morti. Ecco, questa è la grande responsabilità, ovviamente. Una grande responsabilità. Grande responsabilità di chi utilizza le parole, di chi fonda il proprio mestiere sulle parole o se ne serve. La parola, dico sempre, che è il mezzo più potente che abbiamo, e nell'ambito medico a volte, per tanti aspetti, da molti punti di vista, è al pari della clinica. Dipende tutto da come noi usiamo le nostre citochine, in definitiva, no? Che sono un po' le nostre parole molecolari. Sì. Quindi adesso passerei un attimo dalla clinica alla parte, all'aspetto un po' più gestionale, e chiedo di intervenire a un Correggese doc che abbiamo con noi questa sera, che guarda caso è anche il direttore generale dell'ASL di Reggio Emilia, il dottor Fausto Nicolini. Buonasera dottor Nicolini, benvenuto. Buonasera. A lei chiedo, ecco, a fronte del quadro appena descritto dal professor Mantovani, a che punto siamo? Il modello di multidisciplinarietà della scienza della medicina è ancora sufficiente o è necessario superarlo? E se sì, come?
Allora, intanto ringrazio per l'invito. Io ho un triplo conflitto di interessi, nel senso che sono correggese e temo che questo sia il motivo per cui sono stato invitato. La seconda cosa è che sono un pediatra che ho fatto per tanti anni le vaccinazioni. E ricordavo al professor Mantovani la prima consensus conference sulle vaccinazioni infantili al Mario Negri di circa 30 anni fa. E diciamo che questo mi mette un po' in imbarazzo, perché essere a contatto con uno scienziato come il professor Mantovani, per me che invece sono un operativo e che gestisco tutti i giorni i problemi, diciamo, contingenti, però le sue sollecitazioni sono talmente tanto importanti che potrei stare qui anche delle ore, cioè a parlare e a raccogliere le sue. Intanto lui è partito da Tucidide e è partito dalla peste di Atene. La peste di Atene probabilmente non era una peste, no? Pare che fosse o un vaiolo o fosse un'influenza. Quindi questo ci insegna che l'umanità ha convissuto con le pandemie per tanti millenni. Poi ha citato Virchow, e lo ha citato perché Virchow è stato, diciamo, un antesignano, perché aveva intuito il microambiente infiammatorio legato ai tumori. Cioè aveva capito che c'è una componente infiammatoria all'interno, cioè dei tumori. Però è stato citato anche come responsabilità sociale. Virchow è stato uno dei padri dell'epidemiologia sociale, fu mandato in Slesia perché c'era un'epidemia di tifo addominale e se ne tornò dicendo che la cura, allora non si conoscevano i batteri, doveva essere la libertà, la prosperità e l'istruzione. Ed era un grande avversario di Bismarck in questo campo. Poi è stato citato un altro grande, Paul Ehrlich, no? Quello della pallottola magica, il frappe vite, frappe forte, picchiare duro, perché all'epoca c'era ben poco contro le infezioni. E tutto questo è stata una splendida lezione, perché io penso che molti giovani che diventano medici dovrebbero essere anche guidati dalla storia della medicina, perché la storia della medicina insegna tanto e, come vediamo, le cose poi si ripetono. La dico molto semplicemente. È stato citato il coronavirus. Il professore Mantovani da tempo discute del ruolo dell'infiammazione, non solo chiaramente nelle malattie infettive, nelle malattie oncologiche, ma anche nelle malattie cronico-degenerative, nelle malattie cardiovascolari. Il coronavirus probabilmente ci sta insegnando tanto. Ci sta insegnando come ci ha insegnato l'HIV, perché noi abbiamo imparato sul sistema immunologico e sui tumori molto di più dall'HIV, che è una malattia teoricamente infettiva, ma ci ha costretto a studiare il sistema immunitario. E allora vorrei ricordare paradossalmente che, se quello che ho letto giusto, quando hanno riesumato alcune salme che erano state conservate diciamo nell'ambito in Antartide, eccetera, della Spagnola nel 1920, scoprirono che la cosiddetta risposta alla tempesta citochimica, cioè la stessa cosa che ha detto prima il professor Mantovani, cioè un eccesso del sistema immunitario che va oltre, perché perde i freni e crea un danno che poi è un danno che è superiore a quello, cioè, dell'infezione. Questo lo volevo dire, perché assistere a una lezione di questo genere è una cosa per me importante. Adesso rispondo alla sua domanda e cerco di essere molto breve. Il coronavirus ci ha insegnato e ci insegna che il futuro è sempre più nella multidisciplinarietà. Noi abbiamo sentito parlare epidemiologi, immunologi, virologi, microbiologi, infettivologi, pneumologi, essenzialmente perché c'è una sfera dell'incertezza. Noi non conosciamo bene questo virus, non conosciamo bene questa pandemia. Ma io penso che bisogna andare oltre la multidisciplinarietà, che sarebbe già tanto. Bisogna andare in quello che da tempo sta dicendo il professor Mantovani, almeno penso che sia questo il messaggio importante, che vale nella ricerca, ma vale anche nella traslazione, cioè della ricerca sui modelli organizzativi e gestionali. Cioè, dalla multidisciplinarità bisogna passare all'interdisciplinarietà e alla transdisciplinarietà. Cioè, bisogna cominciare a mettere insieme i saperi. Bisogna cominciare, come dice Edgar Morin, a lavorare sui saperi congiunti, non sui saperi aggiunti. E allora qua, e chiudo,
c'è stato un periodo in cui noi siamo passati da un sistema di medicina generalista, umanistico, quello, a un sistema specialistico e ultra specialistico. Poteva essere solo così, doveva essere così. La scienza avanzava, si andava sempre più in profondità. Poi c'era qualche voce critica, tipo George Bernard Shaw, che diceva impariamo sempre di più, su sempre meno, impareremo tutto su nulla. Oppure Cosmacini che diceva troppo riduzionismo, troppo frammentazione. Beh, come possiamo ricondurre tutto all'uomo pur entrando nel merito di meccanismi così complicati, così complessi come ha descritto il professor Mantovani? Io penso che il futuro sia proprio questo, nella capacità di mettere assieme i saperi, e voglio citare il professor Portioli, che a Reggio Emilia è stata un'istituzione, perché lui fece un giorno una grande citazione. Lui disse il progresso, l'innovazione e la ricerca sta negli interstizi, cioè dove le discipline si toccano, dove sono a contatto, dove i saperi vengono messi in discussione. E allora chiudo dicendo che noi, che siamo l'azienda USL di Reggio Emilia, ma abbiamo al nostro interno un IRCS, cerchiamo di imparare da questa lezione che adesso sta vedendo, cioè c'è dalla ricerca. E devo dire che abbiamo cercato di seguire l'Humanitas su alcune cose. Abbiamo istituito un Immuno Center. Noi siamo un IRCS per la disciplina oncologica, ma da tempo stiamo dicendo al Ministero che non ha senso che la ricerca sia confinata nella disciplina oncologica, ma deve essere una ricerca che tocca l'immunologia, l'autoimmunità, tocca la flogosi, tocca, perché tutto questo è un sistema integrato. E il coronavirus questa cosa ce la sta insegnando, perché il professor Carlo Salvarani, che è un reumatologo, sta coordinando uno studio nazionale sul ruolo di un farmaco che viene utilizzato per arrestare la famosa tempesta citochimica, che è un farmaco che viene usato nell'artrite reumatoide. Quindi vuol dire che infiammazione, tumori, malattie cronico-degenerative hanno una base patogenetica comune. Noi dovremo essere capaci di cogliere i messaggi che illuminate persone come il professor Mantovani stanno lanciando dalla ricerca e tradurre nell'organizzazione, nella gestione della medicina traslazionale queste cose, perché dobbiamo andare avanti, e dobbiamo andare avanti veramente con una capacità nuova di vedere le cose e non semplicemente con una divisione per piccoli. Io mi fermo qui, penso di aver tolto anche troppo spazio, ma penso che, insomma, penso, non ho neanche pagato il biglietto, ho preso una splendida lezione e questa cosa mi rinforza nel fatto che le scelte che abbiamo fatto a Reggio Emilia, le scelte di integrare la componente, queste componenti disciplinari, sia una scelta corretta e che possa solo pagare il futuro. Ringrazio il professor Mantovani per tutto quello che lui sta facendo per portare avanti questo messaggio in questo paese. Grazie, dottor Nicolini. Chiedo al professor Mantovani se vuole aggiungere qualcosa. Io non ho nulla da aggiungere, condivido quello che è stato appena detto, non è un caso che abbiamo radici comuni in una gloriosa istituzione di Milano, che era il Maionese. Esatto. Lavorare sui saperi congiunti, come ha citato il dottor Nicolini, dovrebbe e potrebbe essere rappresentare una vera cesura, formando le nuove generazioni di medici, di scienziati, e quindi rappresentare un input nella formazione delle nuove leve del settore. Nel 2016 lei ha pubblicato un libro che si intitola Non avere paura di sognare, decalogo per aspiranti scienziati, una lunga lettera ai giovani dove l'auspicio è quello di trasmettere la passione per la scienza, la ricerca scientifica e anche l'immunologia. Lei è sempre stato convinto di questo. Io, insomma, mi sono un po' documentata da quando andava nelle scuole dei suoi figli a spiegare la differenza tra i globuli bianchi e i globuli rossi, fino a oggi, visto che in Humanitas aprite spesso le porte dei vostri laboratori ai liceali per far vivere loro una giornata dai ricercatori, e visto anche che molte delle vostre presentazioni firmate Humanitas si chiudono spesso con un cartoon
per rendere la scienza più il più possibile fruibile e anche per insegnare a guardarsi dalle fake news e dalle bufale del web. Allora, stasera a questo proposito abbiamo qui un altro correggese, che è Guido Silvestri, che ha vissuto per molti anni a Correggio, in arte Silver, conosciuto da tutti come il creatore di Lupo Alberto. Silvestri ci ha inviato quattro vignette, un video di saluto e quattro vignette che chiedo alla regia di mandare in quest'ordine, prima il video e poi le quattro vignette, e chiedo al professor Mantovani, mentre scorrono, di commentarcele. Buonasera, buonasera, saluto Alessandra Ferretti, saluto Fausto Nicolini, ringrazio Primo Piano per questa bellissima iniziativa e saluto il professor Mantovani. Ci siamo già incontrati qualche tempo fa a Milano durante un incontro pubblico dove ho scoperto che se avessimo assecondato le nostre inclinazioni giovanili ci saremmo trovati da grandi probabilmente su fronti opposti. Lui infatti, se non ricordo male, si sognava difensore dell'Inter. Io, ahimè, mi sognavo attaccante della Juventus. Comunque tutto è bene quel che finisce bene. Voglio soltanto dire una cosa, brevissima. Quando incontri persone come Mantovani, pensi che alla fine non tutto è perduto e che persone come lui dovrebbero esistere per sempre, anzi moltiplicarsi, essere clonate per il bene dell'umanità. Grazie e buonasera. Un bellissimo messaggio, devo dire che è commovente. Quindi... quando si scoprirà come clonare le persone, sapremo da chi iniziare, quindi abbiamo già questo vantaggio. Adesso, se possono scorrere i fumetti che ha preparato appositamente per la serata, e se il professor Mantovani le commenta. E le bufale, adesso si usa il termine fake news, sono frivole e seducenti. Ci seducono perché l'idea che arrivi un miracolo di un farmaco semplice, senza fatica, che cambia la storia naturale di una malattia nuova che arriva è seducente. È frivola e purtroppo, come rappresentato benissimo qua, è una bufala purtroppo. E qui questo è di nuovo bellissimo, il messaggio è bellissimo, può costare fatica cercare di esercitare un pensiero critico rispetto ai messaggi che ci vengono dati, un pensiero in qualche caso non ci vuole molto, quando uno mi dice che iniettando in vena la varicina guarirò di Covid, beh, non ci vuole molto per intuire che è una sciocchezza. Altre volte invece richiede un po' di fatica, ma ne vale la pena rispetto a noi stessi e ne vale la pena rispetto alla nostra comunità. E quindi... è bene essere responsabili ed essere responsabili anche delle volte che sbagliamo, perché nel mio mestiere succede di sbagliare. Recentemente io ho parlato con un, non ho nessun problema a dirlo, si chiama Ir Weissman, è un grande ricercatore che sta in California, e quando io ho cominciato a studiare come alcune cellule del sistema immunitario uccidevano le cellule tumorali, ero convinto che un meccanismo che lui l'ha scoperto dopo, ma io lo vedevo, non l'ho studiato perché pensavo non fosse importante, invece ha ragione lui. Quindi il pensiero critico si deve esercitare anche su noi stessi, onestamente. Beh, qui c'è del vero, nel senso che noi abbiamo dei dispositivi naturali contro il virus, nel senso che il nostro sistema immunitario
il Cecconi, Maurizio Cecconi, e questo paese forse dovrebbe essere un po' più orgoglioso delle tante cose buone che ha fatto. Maurizio Cecconi è stato nominato da uno dei più importanti giornali scientifici al mondo, si chiama JAMA, Journal of the American Medical Association, come uno dei tre eroi, assieme a Tony Fauci, che tutti, è un medico cinese che è morto, che è stato censurato e poi è morto, uno dei tre eroi della vicenda Covid. Ecco, Maurizio mi dice sempre che lui fa l'intensivista, cioè vede i pazienti nella situazione più drammatica, che alla fine è il sistema immunitario che risolve il problema. Loro ottengono l'organo che funziona, ma alla fine chi risolve il problema è il sistema immunitario. Ecco, e le orecchie con le mascherine sono un invito, secondo me, a tappare le orecchie davanti e a vaccinarsi contro le notizie false. E questo, queste sono il messaggio finale, le ciofeche news e l'invito appunto a esercitare il pensiero critico anche nei confronti di noi stessi quando sbagliamo. Ed è, quindi lo prendo anche come un invito nei miei confronti, un invito alla umiltà che chi fa medicina e che chi fa ricerca deve avere per rispetto dei pazienti. Grazie, ringraziamo Guido Silvestri per questa vignetta che ci ha inviato. E io sintetizzerei il tutto, quest'ultima parte, con le due parole che sono un po' alla base dei meccanismi di funzionamento del sistema immunitario. Il sistema immunitario ci spiega tante cose, spiega anche come riconoscimento e comunicazione, che sono alla base dei suoi meccanismi, cioè riconoscere tra microbi buoni e cattivi, in questo caso tra notizie buone e cattive, e permettere un efficace sistema di trasmissione delle informazioni, siano la chiave per mantenere giusta e corretta trasmissione delle informazioni. Io non so se c'è abbastanza tempo, potrei farle un'ultima domanda e poi andiamo in chiusura con un'immagine. L'ultima domanda però ci tenevo a farla perché può rappresentare, rinchiudere un pochino tutto, è una domanda di sistema, come dire. L'OMS definisce la salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. E negli anni 80 Kenneth Kallman si interrogava sulla qualità di vita dei pazienti di cancro e la definì come divario tra aspettativa ed esperienza. Allora le chiedo, non sarà il caso, pur accettando questo ideale di perfezione postulato dall'OMS, di ricordare sempre che l'aspetto meraviglioso della scienza consiste nella capacità di correggere continuamente se stessa? In parte l'ha già detto. Noi dobbiamo essere umili, la nostra umiltà vuol dire umiltà davanti ai dati e umiltà davanti ai pazienti e alla sofferenza. Umiltà davanti ai dati, dobbiamo essere pronti a cambiare idea se i dati non dicono quello che noi vorremmo che dicessero. Umiltà davanti ai dati, per andare sul concreto, vuol dire non accettare che si dica che il virus sia attenuato, che è una cosa diversa, l'attenuazione di un, senza sapere, senza avere i dati. Umiltà davanti ai dati vuol dire avere il dovere di rispettare il diritto alla speranza dei pazienti. I pazienti hanno il diritto di avere speranza, e io penso che noi alimentiamo il diritto alla speranza con umiltà se perseguiamo ricerca con rigore. Le immagini di Silver, di Lupo Alberto, le notizie false tradiscono il diritto alla speranza dei pazienti e disorientano anche i medici in prima linea che sono in trincea. Ecco, io credo che questo è il mio messaggio. Grazie. Senta, chiudiamo con un'immagine, visto che lei utilizza spesso immagini, soprattutto dipinti. Mi viene in mente, tra i vari, ce ne ha mostrati un paio anche prima,
per raccontare l'artrite reumatoide giovanile, come questa sia stata sconfitta grazie all'immunoterapia, mostra niente poco di meno che l'amorino dormiente di Caravaggio, insomma, per cui è molto bello questo matrimonio tra l'arte e la scienza. E allora le chiedo, quale dipinto o altra produzione artistica ci mostrerebbe per spiegarci il Covid-19? Covid-19 userei non un dipinto di una persona famosa, ma io vado regolarmente nelle scuole. Venerdì ho parlato, come sto parlando con voi, con una comunità della periferia di Milano che si chiama Barrios, buona parte ragazzi di origine non italiana, ma italiani penso, per quanto mi riguarda. E sono andato a parlare nella scuola di design, purtroppo, ed era una delle ultime, se lei vuole posso anche mostrarla. Sì, volentieri. Eccolo qua. Ecco, questa non è Caravaggio, ma si chiama Alice Coppini, è una studentessa dell'Istituto Europeo di Design, a cui ho fatto una conferenza. Io accetto, finché posso, accetto di andare nelle scuole e mi piace l'idea perché dà l'idea della speranza, dà l'idea della solidarietà, dà l'idea dei più forti che abbracciano i più deboli, cioè la parte più fragile della nostra comunità, e li aiutano a fiorire in mezzo ai fiori. Quindi sceglierei un dipinto di Alice Coppini, anche se Caravaggio mi piace molto. Grazie, chiudiamo con questa immagine veramente meravigliosa. Allora, è stata una chiacchierata, come mi aspettavo, estremamente formativa. Il professor Mantovani sa sempre spiegare la scienza, renderla fruibile e affascinante. Se la spiegasse agli ultimi anni di liceo, credo che le iscrizioni a medicina aumenterebbero in maniera esponenziale. Io ringrazio quindi lei anzitutto. Ringrazio il dottor Nicolini, ringrazio Guido Silvestri. Cosa dice, direttore? Strappiamo al professor Mantovani la promessa di venire fisicamente qui a Reggio Emilia a parlarci direttamente dei suoi temi? Gli strappiamo questa promessa? Ma noi abbiamo creato le giornate della cultura all'interno dell'azienda e ogni anno chiamiamo qualche relatore proprio relativamente a temi o etici o temi legati alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione. Quindi se il professor Mantovani vuole candidarsi, noi la prossima volta, Covid permettendo, saremo in grado di organizzare una giornata che solitamente viene molto, molto gradita dai nostri operatori. Per lui sarebbe un ritorno in Emilia, perché ha la cittadinanza onoraria di Soragna, in provincia di Parma, sono i nostri vicini, e quindi è un po' come tornare a casa. Allora io vi ringrazio, ringrazio Primo Piano, Correggio, e invito chi volesse ad aderire al circolo, abbonarsi alla rivista. Ha avuto l'idea, ha organizzato la serata, ha messo insieme tutti i protagonisti, per cui onore al merito, lo ringraziamo e lo ringrazio personalmente. Ringraziamo anche per il sostegno Gruppo Yama, THD Face Mask, firma detergenti e disinfettanti. E di nuovo al professor Mantovani un ringraziamento e un arrivederci. E un cordiale saluto al dottor Nicolini. Buonasera a tutti. Arrivederci.